Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui è Valoxodio, sono qui ragazzi a portarvi un nuovo episodio della campagna di COD 4 Remastered. Ho visto che il primo episodio vi è piaciuto veramente veramente tanto e sono molto contento di questo, anche perché è una cosa che io voglio giocare a prescindere dai video. Però ho visto che appunto vi è piaciuto un botto e sono molto contento di questo, anche se comunque ho visto che tantissimi stanno trattando questa campagna, quindi diciamo che non è una cosa molto originale. Però a molti ho visto che fa piacere il fatto che magari sia io a trattarla, quindi sono contento di questo e porterò avanti appunto questa serie fin quando la cosa vi farà piacere, quindi invito come sempre a supportare questo video per portare appunto avanti la serie. Quindi ragazzi, ci siamo lasciati praticamente nel prologo, l'abbiamo fatto tutto, adesso dobbiamo iniziare l'atto 1. Io adesso faccio riprendi partita e appunto riprendiamo la missione Charlie non fa surf, che non abbiamo neanche iniziato a dire il vero, eravamo appunto fermi al video. Chiaramente io non, essendo uno che tratta solo campagna o comunque fa cose di questo tipo, tratterò il tutto in maniera molto lenta, cioè non andrò molto velocemente, la porterò molto lentamente diluita durante la settimana, quindi chiaramente non andrò di pari passo agli altri canali appunto che la trattano, ma sarò molto più lento. Comunque oggi faremo solo una missione ragazzi, perché l'altra volta il video è uscito veramente troppo lungo e non ha senso fare video di 25 minuti sulla campagna. Meglio fare una missione alla volta in modo tale da poterne portare anche di più, ma che duri di meno. Cioè 25 minuti di video sono troppi, considerando che è appunto la campagna. Charlie non fa surf, giorno 2, ore 13:45, sergente Paul Jackson, prima compagnia Force Recon. Siamo in mezzo al mare, come vedete, piattaforme petrolifere. Posso sparargli a queste? Sì, in teoria potrei anche spararle. Gli sparo allora. Pezzi di merda, morite. Raga, questa, me la ricordo questa missione, è la mappa, una delle mappe del multiplayer. Questa strada qua, ragazzi. Questa strada qua, con quell'arco, me la ricordo perfettamente. E dopo sicuramente ci passeremo. Io non me la ricordo minimamente la missione, mi ricordo questa entrata in scena. Come vi ho detto anche nel precedente episodio, ho una memoria veramente del cazzo per queste cose, non tendo a ricordarmi. Ma d'altronde sono passati tantissimi anni, cioè sarei veramente un guru, un mostro a ricordarmi queste cose. Ok, prendi posizione per fare irruzione nel quartiere generale. Obiettivi aggiornati, checkpoint raggiunto. Ragazzi, ripeto, difficoltà veterano, dobbiamo stare molto molto attenti perché non è facile. Allora, come equipaggiamento abbiamo un M4A1 con questo mirino qua. Secondaria una pistola, 4 flashbang o stun, non so, 4 granate e 2 claymore. Perfetto, questa è la casa in cui dobbiamo entrare. Ok, sfondiamo sta porta. C'era scritto comunque in alto di perlustrare il quartier generale per trovare alla sacca sacca, ma non mi ricordo il nome, insomma. Irrompiamo, vai. Hanno fatto tutto loro, bravissimi. Irrompiamo subito l'arma a sto tipo. Ok, devo andare io. Io sto già morendo, ragazzi. Veterano è troppa roba. Sì, però mi potresti anche aiutare, sapete, cioè. Madonna, ma raga, ma non fanno un cazzo gli alleati? Ciao. Oh mio Dio, ma non muore questo tipo! Raga, fate qualcosa, aiutatemi! Morirà prima o poi. Dov'è? Oh mio Dio, ragazzi, ma mio Dio, ma che cazzo è? Ma devo entrare in questa casa qua con la gente che mi spara? Io ho paura ad avanzare, perché qui si stanno fermi, raga. Quando stanno fermi così vuol dire che sento una voce lì, ragazzi. Chi è che sta sparando? Oh merda. Guarda! Raga, avevo sentito la voce, si era sentito tipo uno che urlava. Oh, ma sono proprio strani gli alleati in sto giro, cioè i compagni. Tiro? Vai. Mi ha detto di tirare una granata accecante. Mori bastardo. Ma è morto? No, è moribondo. Ma non c'è nessuno. Ottimo. Potremmo avanzare, ragazzi. Qualcosa mi dice che morirò molto presto. Moriva. Sarebbe bellissimo se avanzaste come sapete. O se comunque sparaste, faceste qualcosa, non so, sai. A tutti i segnali di chiamata, obiettivo completato. Ok, controlliamo i cadaveri, va. Negativo, signore. Andiamo avanti. È tosta, raga. Veterano è veramente, veramente un bordello. Io ho paura di muovermi. Perché sembra che sto giocando solo, nel senso. Guarda quei cani.
Morite bastardi. Dicevo, sembra che non giochino, cioè sono fermi. O comunque non sparano, non fanno nulla, fanno fare tutto a me. Non capisco il senso, sinceramente. Di solito nelle forze armate non lasciano fare tutto a uno, anzi si gioca di squadra. Oh merda. Ma vedete, non gli sparano, raga, ma... Se perché è veterano, forse, non so. Let's go. Via, 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 no! Ok. Merda, stavo per morire per la granata. C'è uno là sopra che continua... Continua a spararmi. L'ho perso di vista. Andiamo qua. Andiamo qua dietro, andiamo qua dietro. Ragazzi, avete uno qua che vi spara. È morto uno dei nostri. No. Bastardi, la pagherete. Cazzo, quello lancia missili. È un po' problematico quello con lancia missili, sapete. Sto morendo. Ne ho uno dietro. Oh, cazzo. Devo recuperare. Oh, merda. Raga, ho perso di vista i miei compagni. Minchia, è veramente difficile sta. Sto morendo. Stanno morendo tutti. Io passo qua. Oh sì. No, no. Ma sono mille. Sono fottutamente tanti. Raga, ma quanti sono? No, una granata. Non ho colpi. Cazzo, morirete tutti. Cani. Mio Dio, le granate mi tirano. Devo scappare. Io scappo, ve lo dico. Non so cosa stia succedendo, sinceramente. Non so perché non mi hanno ancora ucciso, non so nulla. So solo che non muore. So solo che sono tanti. Ok, ricarichiamo. Io uso le loro armi perché mi ispirano di più. Ok, però siamo ancora vivi. Devo usare una cosa qua. Stordentina, vai. Mi sono sorrito da solo, ma... Qua non c'è... Ma, raga, ma sono dietro! Ma che cazzo è? Ma guarda! No, raga, c'è qualcosa che non capisco in questa missione. Ammazzate sto bastardo. Ok, dobbiamo avanzare, questo è il problema. Ok. Ma vaffanculo, va. Ok. Ragazzi, siamo vivi, non so come, non so perché, non so cosa sta succedendo, sinceramente. Ma cerchiamo di fottere quel tipo. Ora facciamo una cosa molto intelligente. Ok. Possiamo avanzare, raga, dai. Dove sono... Eccolo. Let's go. Dovremmo avanzare qua in teoria, ragazzi. Mori cane. Andiamo, andiamo, andiamo. RPG dove? È lì sopra. No, 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 no. Zio, torna indietro, bravo. Ma questo è un nemico, no. Devo salire qua, no. Sto sparando una palma. Là sopra non vedo nessuno. Qua non vedo nessuno. Sono tutti là. Ok, bisogna temporeggiare e basta. Uno morto. Ottimo, avanziamo, avanziamo, avanziamo. Due morti. Tre morti, è possibile? Minchia, sono infiniti. Porca puttana. Morto. Andiamo qua sotto. Avanzate, ragazzi, bravi. Oh merda. Morto subito. Andiamo. Oh cazzo, è pieno. È pieno. Facciamo così. Però quello c'ha lanciamissili. Faccio un giro dal lato. Pulito. In realtà ho visto un nemico qua. Sono morto. No, devo tornare vicino agli alleati. Minchia, quanti sono, ragazzi. Sto morendo. Cristo Dio, sono finiti. Ok. Ne uno dietro. Sei morto? Muori. Quello ha lanciamissili. Ancora per poco perché appena si rifaccia è morto. Affacciati. Bravo. Insegna agli angeli a usare lanciamissili. Ok, via, 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 perfetto. Olè. Checkpoint raggiunto. Non so che cazzo di bordello è appena successo, però va bene. Andiamo a sta porta, raga. Ok. Andiamo. Minchia, delle case è sempre veramente un casino perché ti trovi dietro le porte. Ispezioniamo bene tutto. Perché qua sembra pulito. Non vedo nessuno. No, invece sei pieno, è completamente pieno. Comunque sta campagna è veramente figa.
veramente, veramente figa. Mori. Zio. Zio, però ti sei fatto uccidere proprio come un pollo. Cioè, ti sei lanciato così. Cazzo, ne stiamo prendendo un botto di compagni, di uomini. Io entro. Qualcuno dovrà sfondare prima o poi, no? Sapete che faccio questo? Pompone di ignoranza. Ricarica? Ottimo. Ora gli scopo per bene. Ok, leviamo il pompa perché qua facciamo una brutta fine se lo usiamo. Non vedo nessuno. Qua secondo me c'è il macello, raga. Me la ricordo sta parte. Si distrugge tutta ora sta zona se non sbaglio. C'è una sparatoria gigantesca. Se non ricordo male. Lo scopriremo tra pochi secondi. Ne avanzo. Oh cazzo, ovviamente è proprio dove stavo andando io. Aspetta che faccio. Morto. Porca puttana, che coglione che sono. No, la granata. No, 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 no. Due granate addirittura. Tre. Ma che cazzo è? Un'altra granata. Raga, ma che cazzo. Madonna mia. Guardali, guardali. Lancia missili pure. Raga, sta missione è un bordello, mi hanno rotto i coglioni, ora ve lo dico. Cioè, sono morto tre volte in un secondo, madonna. Sta diventando abbastanza fastidiosa questa missione. Più che altro perché tirano le cazzo di granate. Guarda, guardali, subito che mi feriscono. Quelli con lanciamissili sono pericolosissimi. Minchia, le granate! Ok. Muori. Sapete che faccio? Basta. Ok, vi ha fatto piazza pulita con le granate, raga. Non ditemi che ha funzionato questa tecnica di spammare le granate. Oh mio Dio, no, me ne ha tirata una. Sto morendo. Fammi andare qua dietro. Mio Dio, quanti sono? Granate del cazzo! Sono veramente, veramente tante. Allora, lui muore. Cazzo, raga, me le tirano in bocca, madonna, neanche posso scappare. Muori, cane bastardo. Lui ci lascia. Lui pure. Sono morto. Mi sparo. Cioè, mi stanno sparando non so da dove, vi giuro. Io anni fa quando l'avevo fatta che ero piccolo l'avevo fatta in modalità normale. Cristo santo. In una modalità non così complicata chiaramente perché cioè era proprio scarsissimo. Non immaginavo fosse così. E siamo ancora comunque agli inizi, cioè il bello viene dopo mi hanno detto. Certe missioni sono infattibili da quel che ho capito. Ok, perfetto, li stiamo facendo fuori lentamente tutti. Raga, rimangono veramente pochi. Però non posso rischiare di andare a prenderli io. Avanziamo, che vi devo dire? Qualcuno dovrà andare, raga. Minchia, in due. Dopo tutto sto sbattimento, neanche un checkpoint. Così se muoiono la prendo in culo proprio. Merda, qualcosa mi dice che stiamo per morire. Sì, ecco i nostri ragazzi. Urra. Mi sa che è finita la missione, raga. Lo spero, ma non... non credo, sai. Raga, spero di essere riuscito a finire la missione. È stata abbastanza tosta. La prima missione veramente... le altre erano cazzatine. Ma mi sa che non è finita, sapete? Perché ci stiamo... l'obiettivo completato perlustrare la stazione televisiva. Infatti, non è finita. Dobbiamo perlustrare ancora la stazione televisiva. Facciamo andare avanti loro che mi sembrano più... più determinate con le idee ben chiare. Sono là in fondo i nemici. Stiamo sparando a chi? Ah, guarda lì. Perfetto, li abbiamo fatti fuori tutti. Questo è ancora vivo. È pieno. Oh mio Dio. Ah, ok, c'è una sparatoria a cazzo così. No, aspettate, ma mi sono perso i miei alleati. Dove minchia? La cosa strana di questa campagna è che i nemici compaiono a caso, ma non li devi ammazzare sempre. Tipo adesso sono comparsi 10.000 nemici. Però dovevamo andare avanti, non sparargli. Ok. Non c'è nessuno. Io tengo il pompa in mano perché questi spazi stretti penso sia molto più utile di un mitra. Sfondiamo sta cazzo di porta. L'obiettivo
Obiettivo completato. C'è nessuno. Non è sicura. È una registrazione. Ricomincia sempre da capo. Sì. È il tipo, raga. Tipo che stiamo cercando. Per la nostra intelligence. Griggs, spegni qualcosa. Ricevuto. Ho qualcosa di meglio. Comando, qui il Red Dog. Situazione sotto controllo. Nessun situazione sotto di controllo. La trasmissione è registrata. Passo. Sì. Ora. Quindi pensavo fosse qui perché c'era appunto questa registrazione registrata. Ci hanno trollato in pratica. Abbiamo nuovi ordini. Raccogliete il vostro equipaggiamento e preparatevi. Forza! Che dobbiamo fare? Finita la missione? Sì, abbiamo finito la missione, ragazzi. Credo. Vediamo un po'. Sì. Bene, raga, anche questa missione è andata e durata tanto, durata veramente un botto. E niente, spero che avete apprezzato, fatemi sapere se volete vedere le altre il prima possibile. Vi invito a lasciare come sempre un like e ci becchiamo ragazzi, alla prossima. Bella.